Ciao, oggi sono qui in Alta Val Camonica, in un agriturismo, azienda agricola, con 10 posti letto, dove andiamo a raffrescare, riscaldare le camere e andiamo anche a produrre l'acqua calda sanitaria. Voglio raccontarti questa storia perché ci sono due aspetti molto interessanti, di questo agriturismo che ti voglio svelare subito dopo la sigla. E se non ti sei ancora iscritto al mio canale, beh, puoi farlo qui sotto e cliccando anche sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video e anche storie come questa. Ciao, eccoci qui. Allora, come ti dicevo, in Alta Val Camonica siamo all'interno di un agriturismo, azienda agricola, dove ci sono degli animali, zona benessere, barbecue, insomma, un bel contesto in mezzo a queste valli piuttosto fredde, d'inverno. È un impianto, questo alle mie spalle, realizzato ormai 3 anni fa, dove abbiamo trasformato questo edificio in 100% elettrico grazie al partner di Sigillo Sicuro. Sigillo Sicuro, questa rete di installatori che trasformano le case in 100% elettriche, andando ad eliminare completamente il contatore del gas e grazie alle pompe di calore. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link qui sotto. Perché voglio raccontarti questa storia oggi? Beh, a parte il contesto molto bello, siamo in tema, visto anche il periodo, perché ci sono due aspetti interessanti. Il primo è la centrale termica. La centrale termica è qui nascosta in garage, infatti, se qualcuno entra non si rende conto che c'è una centrale termica. Perché? Perché è tutto dietro questa porta. Ecco, infatti, come puoi vedere, c'è l'unità interna della pompa di calore e i due accumuli. C'è un bollitore sanitario da 800 litri per produrre l'acqua calda sanitaria per le docce per 10 potenziali ospiti. E poi c'è un puffer di acqua tecnica che viene utilizzato per l'impianto di riscaldamento e di raffrescamento. Infatti, tutto l'impianto di climatizzazione viene fatto attraverso l'aria, quindi ci sono delle bocchette all'interno delle stanze che permettono di ricambiare l'aria e di raffrescarla o di riscaldarla a seconda delle stagioni. All'interno c'è anche un impianto solare termico, quindi alcuni pannelli solari termici che permettono di riscaldare l'acqua, soprattutto d'estate, gratuitamente senza far utilizzare la pompa di calore. La prima chicca, quindi, di questo agriturismo è la centrale termica, curata, come vedi, e incastonata all'interno del garage per poi coprirla in modo da avere meno ingombro possibile. L'altra chicca di questa applicazione è l'unità esterna. Un'unità esterna che adesso ti porto a vedere perché è particolare. Eccoci invece nell'unità esterna. Non è arrugginita da buttare via, anzi, è acciaio Corten, acciaio prezioso. Infatti, il cliente ha voluto questo tipo di applicazione perché altri oggetti d'arredo qui in giardino sono nello stesso materiale. Quindi, questa macchina è arrivata in acciaio Corten che nel tempo ha preso il suo colore tipico di come e dove è stata installata in base alla quantità di pioggia, di umidità, di sole, di intemperie che raggiungono questa macchina, lei modifica il proprio colore. Infatti il contesto, come lo puoi vedere, è molto interessante e ci sta benissimo in questa applicazione. Questa è una macchina che mi permette di riscaldare, raffrescare e fare l'acqua calda sanitaria per tutto l'agriturismo. Poi c'è anche un piccolo laboratorio di lavorazione dello zafferano, dove vengono preparati prodotti come il miele, pistilli di zafferano, pasta e quant'altro. Anche lì viene utilizzata dell'acqua calda, sempre prodotta dalla pompa di calore. Oggi ci tenevo, insomma, a raccontarti questa storia perché è interessante, un po' fuori dal comune, e se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica? Beh, vai nel link qui sotto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.